le ghiande. Allora, si utilizzano ghiande di Quercus silex e la caratteristica di queste ghiande è particolare, in quanto queste ghiande devono essere ghiande dolci. Questo lo possiamo vedere anche dalla forma di questo frutto, perché a differenza degli altri tipi di ghianda di Quercus silex, queste rimangono più tondeggianti e il sapore effettivamente è più dolce rispetto all'altra. Allora, la prima fase consiste nel levare all'esterno la ghianda. Cosa si fa? Si prende il prodotto e si mette a essiccare nel caminetto per circa 20 giorni, in modo tale che la ghianda comunque perda una parte del contenuto di acqua. Successivamente si procede alla... si mette il tutto in un sacco di iuta. Si mette tutto in un sacco di iuta e si pesta in terra affinché la ghianda stessa perda la pellicola esterna, molto sottile. Successivamente, prendono le ghiande e si sistemano. Una volta essiccate, quindi hanno perso a questo punto la pellicina, si prendono queste ghiande e si sistemano in un contenitore di rame. Prendono le ghiande e si sistemano in questo contenitore di rame. Ormai le ghiande sono secche, perché le abbiamo lasciate 21 giorni all'aria, sono prive di pellicola. E quindi a questo punto le ghiande sono pronte. Contemporaneamente prendiamo un contenitore di terracotta dove abbiamo precedentemente versato l'argilla e con un mestolo di legno mescoliamo l'argilla in modo tale che non si formino i grumi. A questa argilla successivamente aggiungiamo dell'acqua. L'argilla con l'acqua precedentemente versata. Prendiamo il tutto e lo versiamo in questo terame di rame. Mescoliamo l'argilla con l'acqua che abbiamo precedentemente versato per circa 20 minuti. Poi questo composto, che appare abbastanza schiumoso, viene versato nel contenitore di rame dove abbiamo collocato precedentemente le ghiande. A questo punto il tutto è pronto per la cottura. Il tutto viene adagiato su un treppiede e inizia la cottura vera e propria.
Oramai il tutto è sul fuoco da circa 4 ore. A questo punto si versa nel contenitore di rame della cenere affinché le ghiande raggiungano più velocemente la cottura desiderata. Versata la cenere, continua la cottura affinché le ghiande che non sono ancora cotte raggiungano più velocemente la cottura. Questo è il pane di ghiande, il prodotto finito. Yeah.